Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e sono qui per rianimare un prodotto che potrebbe sembrare un po' ormai, diciamo, datato, perché vi parlo del Galaxy S8. Cosa cambia con il nuovo Android 8 Oreo? Beh, in realtà le novità sono tante, sono anche molto interessanti. In alcuni casi portano anche alcune delle novità che vengono introdotte proprio in questi giorni sul Galaxy S9. Parto immediatamente con il dirvi una cosa importante. Ci sono delle novità che riguardano le notifiche. Le notifiche potranno essere raggruppate per categorie, questa è una delle funzionalità di Android 8, ma avete anche alcune funzionalità che non vi mostro in questo momento perché non ho alcuna applicazione che sia in grado di farlo, ma nuove funzionalità per cui potrete interagire con le applicazioni già direttamente dalla barra di notifica. A proposito di notifica, una cosa importante, vedete questo badge che trovate con il numero di messaggi che sono inseriti in Facebook. Annullando un'applicazione nel pannello delle notifiche, vedete, sparisce anche il badge sul telefono. Questo evita un po' di diciamo notifiche ridondanti che sono tipiche del mondo Android. Resto proprio sulla home per mostrarvi un altro dettaglio. Quando voi premete a lungo su un'applicazione, se l'applicazione è compatibile con questa funzionalità, oltre a rimuovi da home, disinstalla o seleziona degli elementi, trovate anche delle funzioni che sono innescate e sono praticamente inserite nell'app stessa. Guardate ad esempio con Twitter, abbiamo il cerca, il nuovo tweet e anche un nuovo messaggio diretto oppure l'ultima notifica. Con l'email, ad esempio, la composizione oppure la lettura dei messaggi di un particolare account. Questo secondo me è un dettaglio interessante perché rende la schermata home molto più viva, molto più interattiva e molto più facile da utilizzare. Non solo, avete anche un'altra funzione importante, ovvero le doppie applicazioni per le app, i doppi account per le app. Entrate nel menu avanzato e arrivate proprio, l'ho perso in questo momento come al solito, perdo il momento in cui andare a trovare essenzialmente questa informazione, eccolo qua, il doppio account per, nel caso delle applicazioni da me installate, per WhatsApp, Snapchat, Facebook, Skype, Telegram e Messenger, ma a seconda delle applicazioni che avete installato potrete utilizzare il doppio account a più riprese, no? E vedete, viene chiesto se installare una seconda applicazione per utilizzare il doppio account. C'è un'altra novità importante che riguarda la tastiera e guardate, viene resa disponibile a seconda di quello che voi utilizzate, no? Vedete, in questo caso la riga alta della tastiera non permette di fare selezioni particolari, però se vado ad esempio nel programma messaggi, vedete che posso alternare o il testo che ho digitato di recente oppure anche nel caso di emoji appena utilizzate troverete delle emoji disponibili, altrimenti avete la possibilità di inserire delle GIF oppure degli adesivi e quindi degli strumenti un po' più avanzati anche per l'utilizzo della tastiera. Ci sono tantissimi miglioramenti nascosti che sono ovviamente quelli tipici di Android 8.0, ovvero il fatto che il telefono sia in grado di gestire i processi in modo più efficiente di interromperli nel caso in cui consumino batteria. Novità anche per il pannello curvo, vedete che adesso essenzialmente tenendo il pannello curvo premuto potete spostarlo all'interno del telefono e poi ci sono delle novità per quanto riguarda i caratteri, nulla di straordinario, però il pannello curvo rimane uno degli elementi distintivi del Galaxy S8. Importante invece sottolineare quello che c'è di nuovo nell'Always On Display che vi voglio mostrare per diversi motivi. Il primo è perché ci sono diverse tipologie di orologio nuova, non so, ve ne pesco uno a caso, questo è un orologio nuovo, quest'altro anche è una novità rispetto a quelli che c'erano disponibili in precedenza. E poi perché, altra cosa importante, potete scegliere la trasparenza anche delle notifiche, quindi quanto intensa è la luminosità della
notifica che appare sul display quando il telefono è bloccato. Quindi sia il blocco schermo che l'always on display migliorano drasticamente. Vi dirò che c'è anche una novità di sicurezza importante, perché potete disattivare PIN o pattern e continuare ad utilizzare i controlli biometrici, ovvero la scansione dell'iride, quella del volto, oppure l'impronta digitale. Un dettaglio che riguarda Smart View è il fatto che quando voi essenzialmente attivate Smart View, lo potete fare anche dal menu, vedete, con Smart View vi collegate essenzialmente ad un prodotto che abbia lo standard Miracast, quindi con la duplicazione dello schermo potete scegliere di spegnere il display del vostro telefonino, una cosa che prima non era possibile. Altro dettaglio interessante arriva dal mondo di Samsung Cloud. Un po' più curato, diciamo, il dettaglio su Samsung Cloud. Potete vedere ad esempio come utilizzate il vostro spazio, con quali contenuti che sono dentro il telefono. E tra l'altro, quando utilizzerete Trova il mio smartphone, Find My Mobile, nel caso doveste smarrire il vostro telefono, sarete in grado tra l'altro di disattivare la vostra cartella personale, quella segreta, e volendo anche quindi di bloccarne definitivamente i contenuti. Ci sono delle novità anche per Samsung Dex, ad esempio legate al Game Launcher, per cui vedrete i vostri giochi a tutto schermo senza alcun tipo di intromissione. E poi ci sono delle novità che riguardano lo standard Bluetooth, ad esempio adesso c'è lo standard anche EAC e non solo l'LDAC di Sony, l'LDAC. Non solo questo, perché anche novità che riguardano Samsung Health, ad esempio la possibilità di vedere in tempo reale quanti passi avete fatto senza bisogno di entrare nell'applicazione direttamente nella barra delle notifiche. Facendo un tap sul widget dell'orologio andate direttamente all'applicazione connessa, e poi non solo, perché l'orologio adesso funziona anche in modalità landscape. Insomma, sono tante le novità che sono introdotte nel Galaxy S8, potrebbero farvi tornare voglia di utilizzarlo. Ma attenzione, perché manca pochissimo all'arrivo del Galaxy S9, ne parleremo tra pochissimo su Mr. Gadget. Ciao!